Niente alcol dopo la mezzanotte sul suolo pubblico a Pescara. Il malcontento degli esercenti, il sindaco Masci trovare una mediazione ma nel rispetto delle regole. Dunque passa la linea dei residenti della Movida. Masci ha convocato ieri esercenti e operatori commerciali per comunicare in sostanza la notizia. Il prefetto stesso ha ricordato una legge del 2001 che deve essere seguita per la somministrazione degli alcolici all'aperto. Sì, il comune sicuramente si trova in una posizione scomoda perché da una parte ci sono i residenti che rivendicano il diritto di dormire la notte e dall'altra ci sono gli esercenti che chiedono di poter lavorare. Le due posizioni sono contrapposte, noi ogni volta cerchiamo di trovare il punto di equilibrio, non è semplice perché le posizioni si sono anche radicalizzate, ma una città in ogni caso deve consentire alle persone di riposare e deve consentire anche ai lavoratori di lavorare. Adesso il prefetto ha ricordato che c'è questa norma del 2001 che stabilisce che non si possono vendere e somministrare alcolici su aree pubbliche Dopo la dopo la mezzanotte. mezzanotte e quindi dovremo necessariamente muoverci con la delicatezza del caso. Troveremo come al solito il punto di equilibrio per fare in modo che questa città possa continuare a essere viva, dinamica ed effervescente, ma d'altra parte dobbiamo anche garantire il diritto al riposo che è costituzionalmente garantito ed è nella gerarchia sicuramente al primo posto. Per Mario Palladinetti di Confartigianato è il colpo di grazia finale per gli esercenti. Siamo stati convocati dal sindaco giustamente perché il prefetto ha ricevuto l'ennesimo esposto da parte dei residenti che ormai siamo abituati ad essere attaccati in maniera continua e riteniamo opportuno un attimo di fare un pochettino di chiarezza, soprattutto perché è una legge che ormai, da quello che abbiamo avuto modo di vedere tramite anche lo studio legale di cui ci appoggiamo, è che è una legge fortunatamente superata. Sono state fatte nuove leggi sia del 2007 ma l'ultima del 2010 che supera questa soglia con il nuovo codice della strada. Quindi la somministrazione viene sospesa dalle 3 alle 6 del mattino. È una cosa che dispiace tanto perché stiamo parlando di un'intera città e di un intero comparto, stiamo soffrendo tutti quanti, sia il distretto Food and Beverage che doveva essere il più grande d'Abruzzo, ad oggi sta soffrendo tantissimo dopo anche 2 anni di Covid, aumento bollette, difficoltà nel poter lavorare, difficoltà anche nel saper gestire i clienti, Green Pass, controlli. Solo qui nel distretto Food and Beverage vantiamo più di 20 milioni di euro di fatturato, cosa che ad oggi non riusciamo nemmeno più a garantire gli stipendi dei nostri dipendenti. Palladinetti si rivolge ai residenti. Abbiamo dato sempre massima collaborazione, cerchiamo di lavorare sempre nel rispetto delle leggi. Abbiamo chiesto un dialogo che tanto ormai abbiamo capito che non c'è.